ringrazio Anna e Silvia per avermi invitata a questa meravigliosa tavola rotonda e devo dire che sono molto emozionata per quanto io posso occuparmi di spettacolo da 20 anni, ma essere qui per me oggi è davvero molto molto importante, perché facendo spettacolo dopo tanti anni ho avuto la forza, attraverso questo che è diventato uno strumento, per raccontare la mia storia. Beh, io sono una di quelle donne di cui oggi vi stiamo parlando, vittima di questa assurda violenza. Il mio ex compagno mi ha usata, mi ha strumentalizzata, e quindi ho vissuto anch'io in prima persona questo terribile calvario. Grazie al progetto videofotografico di Michele Simolo, dopo diversi anni, ho acquisito la consapevolezza che era giusto che io mi alzassi in piedi e acquisissi appunto quella forza per raccontare. Non è facile farlo con il sorriso sulle labbra. Ho conosciuto poco tempo fa Anna Silvia attraverso la partecipazione ad un programma televisivo e da quel momento è subito nato con lei questo rapporto empatico. Quindi grazie a Silvia per avermi invitata e per avermi permesso di essere qui con voi, di condividere con voi questa vittoria, questo entusiasmo che oggi condivido per avercela fatta. Non è stato facile, naturalmente potete ben capire. Ho trascorso anni di buio, anni nei quali non volevo parlare col mondo, mi sono assolutamente sottratta a tutto e tutti, perché vi garantisco che è una grandissima sofferenza amare qualcuno e poi scoprire di essere usata, di essere strumentalizzata, destabilizzando addirittura anche l'intera famiglia e quindi anche rapporti paralleli a quello che è il rapporto intimo tra uomo e donna. Ma io ci sono qui, ripeto, perché tra i vari componimenti letterario, ho scelto un passo scritto da Shakespeare. Lo sento addosso come una seconda pelle. È una sorta di grido, è un grido che squarcia il silenzio, che accappona la pelle e che permette a tutte le donne di inneggiare. Sì, perché oggi è una giornata di festa, così come dovrebbe esserlo tutti i giorni. È una giornata nella quale la donna dovrebbe capire che questo strumento, che magari in questo momento io seguo, deve servire a far capire a tutte le altre donne di non aver paura, deve servire a loro per consapevolizzare, così come ho fatto io, questa grande verità, una verità che in questo momento sto condividendo con voi, anche con un certo distacco, devo ammettere. Ma ripeto, tornando al passo di Shakespeare, in realtà vorrei porre l'attenzione sull'immensità della donna stessa, esattamente come ha fatto questo grande scrittore. Su quelle donne che hanno forza di chinare la testa per sopportare e sulle stesse donne che invece hanno forza di alzarla per ribellarsi, ricordando che prima ancora di essere uomini e donne siamo esseri umani e che quindi principalmente dotati di umanità, quell'umanità che deve spingere ognuno di noi ad esercitare il controllo solo su se stessi e non sicuramente sull'altro. E dopo questa premessa, adesso io mi accingo a leggere questo componimento di Shakespeare dal titolo In piedi, signori, davanti ad una donna. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che gli avete negato, per la bocca che gli avete tappato, per le ali che gli avete tagliato. Per tutto questo, in piedi, signore, davanti ad una donna. E se non bastasse questo, inchinatevi ogni volta che vi guarda l'anima, perché lei ve la sa vedere, perché lei sa farla cantare. In piedi, signori, ogni volta che vi accarezza una mano, ogni volta che vi asciuga le lacrime come foste suoi figli, e quando vi aspetta, anche se lei dovrebbe correre, in piedi, sempre in piedi, miei signori, e quando vi nasconde il dolore e la solitudine ed il bisogno terribile di essere amata, non provate ad allargare la vostra mano per aiutarla, non ha bisogno della vostra compassione, ha bisogno che voi vi sediate in terra accanto a lei, vicino a lei, e che aspettiate che il cuore calmi il battito, che la paura scompaia, che tutto il mondo girare tranquillo. E sarà sempre lei ad alzarsi per prima e a darvi la mano per tirarvi su, in modo da avvicinarvi al cielo,
in quel cielo alto dove la sua anima vive e da dove, signori, non la strapperete mai.